Buongiorno a tutti! Allora ragazzi, oggi un altro video molto 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 richiesto ed è il video su come si fa l'effetto Petri Dish. Quell'effetto molto particolare con quelle macchie particolari, sì, non ce la faccio a parlare, vabbè, quelle macchie strane che viene ogni volta in modo diverso. Me l'avete chiesto in tantissimi e l'avevo messo anche sul libro e ora ragazzi facciamo insieme una creazione per farvi vedere come si fa. È veramente molto facile. Ed è anche molto bello il risultato, a me piace veramente da morire. Anche perché, come dicevo prima, l'effetto è sempre diverso, quindi è sempre una sorpresa, anche magari usando sempre gli stessi colori. Allora, che cosa ci servirà? Vabbè, uno stampo naturalmente e naturalmente anche la resina. Io come al solito uso la Cristalé della Reschimica che è fatta in collaborazione con me, adoro, che è quella che asciuga in 4-6 ore più o meno, quindi tipo la metà di una resina normale. E la cosa più importante per questo effetto sono i colori ad alcol, ve li faccio vedere. Vabbè, ne ho tirati fuori due a caso. Io come colori ad alcol ho questi qui di questa marca, ne ho vari tipi di questa marca della Pignata, non so bene come si dice, la marca è Jacquard. Oppure ho anche questi, allora li avevo presi su Persa & Co, mi pare. Questi qui invece, e vabbè, sì, ho tirato fuori il grigio, che è il colore meno interessante che ho. E questi qui che sono dal sito Le Bimby invece, e vanno bene tutti e due, ma l'importante non è importante che siano di queste marche, la cosa più importante è che siano colori ad alcol. Questa è la cosa essenziale, altrimenti non funziona. Vedete che c'è scritto proprio Alcohol Ink. Dicevo, devono esserci per forza quelli ad alcol. E altra cosa essenziale è il bianco, perché voi potete avere tutti i colori che volete, ma senza il bianco l'effetto non funzionerà. Perché adesso lo andremo a vedere insieme. Allora, mettiamo via questi colori che magari ne scelgo di più carini per il tutorial. Ma intanto per cominciare bisogna preparare la resina, quindi bilancia e resina, bicchierino. Dunque, io vado a fare solo una creazione, quindi non ne metto tanta. Sapete che non sono mai stata granché con le misure nella resina, ma ci proviamo. Allora, 7, facciamo 8. E il componente B deve essere la metà, quindi devo metterne 4. Ragazzi, come dico sempre quando uso la resina, voi ricordatevi di usare i guanti. Io non ce la posso fare, ho questa abitudine pessima, voi fatelo, mi raccomando. Dicevo, ne metto 4 e voilà. Bene, ora devo andare a mescolare per qualche minuto in modo che i due componenti si uniscano perfettamente e poi continuiamo. Ok, ora che ho mescolato e quindi è pronta, aiuto, mi cade tutto, vado a riempire il cuore. Io di solito quando faccio queste creazioni riempio completamente gli stampi, nel senso non ci faccio più strati. Ok, non avevo fatto abbastanza resina per riempirlo al 100%, ma questo non è importante. Ok, magari ora si vede un po' meglio. Dicevo, ora è giunto il momento dei colori. Dunque, che colori prendo? Allora, io prendo questi due colori che li ho usati 6.000 volte e si vede direi dalla confezione, e perché mi piace tantissimo come stanno insieme e sono appunto fucsia e blu. Allora, adesso devo semplicemente andare a mettere delle gocce di colore dietro alla resina, proprio sul retro. Ok, allora andiamo a mettere gocce a caso, proprio non c'è un metodo fisso, potete fare proprio come volete. Ecco qua. E ora la cosa più importante, visto che senza questo l'effetto, senza il bianco l'effetto non viene, rimarrebbe semplicemente di due colori. Per fargli fare appunto l'effetto che cola all'interno, tipo, bisogna metterci il bianco e guardate bene l'effetto che fa, è meraviglioso. Anche per il bianco non c'è una quantità fissa di colori che si può mettere come volete. Ora guardate quando comincia bene a espandersi quanto è bello. Ok, allora come vi dicevo è bellissimo da guardare, sembra quasi una magia. E ragazzi, in sostanza l'effetto è questo. Quindi adesso dobbiamo semplicemente aspettare che la creazione si asciughi, dopo la tiriamo fuori e scopriamo com'è venuta. Mi raccomando, non mescolate i colori, lasciateli come sono. Una volta che li avete messi, non toccate più niente. 6 and a half hours later. Ok, ragazzi, ora che è completamente asciutta, la andiamo a tirar fuori e vediamo il risultato. Ed eccola qua, come vi dicevo, viene sempre in modo molto diverso.
Qui si sono mischiati un sacco i colori in mezzo, quindi il blu si vede solo di lato, il rosa anche meno. E vedete che l'effetto al centro è molto particolare. E i ragazzi ci si possono fare un sacco di cose con questo effetto. Poi, ve l'ho detto, è sempre diverso, vi faccio vedere altri esempi. Qui l'avevo usata come sfondo per la zucca di Halloween, qui invece come sfondo per uno sticker con un pesciolino, con vari tipi di azzurro e blu. Questo mi era venuto con un effetto molto 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 effetto tipo corallo, e questo effetto a volte viene, a volte no, non si sa. Di solito mi succede se metto un po' più bianco, oppure ci sono altre cose che sono semplicemente delle forme. Questo qui mi piace tantissimo. Poi c'è questo qui che era uno dei primi che ho fatto proprio con uno stampo molto grande. Questo invece era uno dei primi esperimenti che non mi piace tantissimo, però ad alcuni piace, con queste macchie bianche, così. E viene sempre diverso, ragazzi. Quindi niente, ragazzi, questo era il tutorial, è molto molto facile come potete vedere. Io spero che vi sia d'aiuto e che il video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo presto con il prossimo. Ciao!